Siamo? Eccoci qua, benvenuti a tutti, benvenuti in una nuova live dei radiocomandati. Ciao Nico, grazie mille per il follow, benvenuti a tutti ragazzi. Buon 8 dicembre, oggi è festa raga, no? O sbaglio? E qual è la miglior giornata per continuare ad assemblare la fantastica Super Avant per fare due chiacchiere? Domenica abbiamo una data di campionato delle Mini 4WD, quindi parleremo probabilmente anche di questo se il tempo ce lo permette, non il tempo meteo ma il tempo orario. E che altro vi posso dire? Bando alle ciance, passiamo subito al piano da lavoro, che dite? Vai, eccoci qua. Allora ragazzi, per chi c'era l'altra volta, avrete visto assemblare la parte posteriore, ok? Abbiamo assemblato la parte posteriore di questa piccola, di questo piccolo gioiellino, Tamiya Super Avant, modello del 1995 che è riuscito anche quest'anno,
e che ci siamo accaparrati subito, veramente bellissima e come sempre, come tutti i kit Tamiya, fighissima da assemblare, raga, cioè poco da dire. Precisione raggiunta per quanto mi riguarda soltanto dal livello dei Gunpla, non so se avete mai assemblato, parliamo di modellismo statico in quel caso. Sono i classici robottoni della Bandai, robottoni giapponesi, no? L'RX782 per dire, ve li faccio vedere anche, vediamo se riesco qui, sì, eccolo qui, bellissimi. Questo è quello piccolino piccolino, il più piccolo che ho, ne ho parecchi. Mi piace un sacco assemblare, farlo sulle radiocomandate è tutto un altro sapore, perché poi poter vedere che effettivamente le cose funzionano vuol dire che hai lavorato anche bene. L'ultima volta, non so se ve lo ricordate, ma ci mancava qualcosa. Ci mancava qualcosa perché questi kit, in linea generale, arrivano senza parte elettrica. In alcuni casi, come in questo specifico, avevamo l'ESC, ovvero questo, che è praticamente, vediamo se riesco a mettervela a fuoco, ok, adesso lo apriamo anche tra l'altro, praticamente è il controller che gestisce cioè l'interruttore, fondamentalmente, l'attacco alla batteria, l'attacco alla ricevente e l'attacco al motore, ok? È quello che fa un po' da cervello di tutto, se vogliamo, no? Quindi dal nostro radiocomando il segnale arriva alla ricevente, che poi arriva all'ESC, e sostanzialmente poi da qui arriva l'alimentazione, arriva il tutto, ok? Quindi questo era già compreso nell'edizione che abbiamo acquistato noi, e tanta roba. Ci mancavano un po' di cose, ovvero cose anche da poco in realtà. Il motore, per esempio, eccolo qui. Aspettate che vi abbasso anche un po' la musica, perché secondo me è un po' altina, eh? Ok, perfetto. Eccoci qua. Allora, il motore è questo, raga. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Abbiamo preso specificatamente un motore 540, che è quello che sicuramente, andiamo sul certo, può andare all'interno dell'alloggiamento di questa Super Avant. Lo vedete qui, lo vedete, ok? La cosa, tra virgolette, brutta e, tra virgolette, da tenere in considerazione quando si applica un motore a questo tipo di chassis, ovvero lo chassis TD4, è che i fili, vedete, devono uscire in questo modo, perché c'è poco spazio attorno, no? Quindi i classici cilindretti che trovate magari anche su Amazon o su eBay con gli attacchi laterali potrebbero non entrarci, non per la dimensione del motore, ma proprio per l'attacco della cavetteria, ok? C'è questa piccola feritoia qui da cui farli passare, da cui poi dopo collegarsi a tutto il resto della circuiteria, e che vi faccio vedere. Quindi il motore è un motore che è già tuned, quindi è già performante, chiamiamolo così. Dovrebbe essere un motore brushed, se non ricordo male, con una discreta torque, quindi una discreta spinta, proprio perché vorremmo fare anche un test pratico poi con la nostra Super Avant. Quindi andiamo a vedere un po' il resto dell'elettronica. Tanto sono stracontento perché la parte posteriore l'abbiamo assemblata proprio ad hoc ed è veramente molto, non so come definirla, però gira tutto bene, raga. Girano tutti bene gli ingranaggi, abbiamo ingrassato per bene tutto. Riuscirà ad aprirla secondo voi? Sì. La pinza taglia sempre tutto, raga. Questo è il cosiddetto ESC, che come potete vedere ha due fili che sono dello stesso identico colore di quelli del nostro motore. Quindi per fare in modo che tutto funga, faremo così. 1 e 1-2. Perfetto, questi li abbiamo collegati. Aspettate che devo controllare una cosa. Ok, perfetto. Sì, era Instagram che mi avvisava che il contatore della live è partito. Molto bene. Ci fa molto piacere. E poi cosa ci manca? Allora, batteria, la vediamo dopo.
abbiamo un adattatore, tra l'altro anche per la batteria, perché dovete sapere che Tamiya utilizza diciamo gli ESC, che hanno il connettore Tamiya, si chiama proprio così, hanno questi due affarini bianchi, ok? Così. Noi 9 su 10 utilizziamo sempre il connettore DINS, ok? Abbiamo tutte le batterie che hanno questo tipo di connettore. Adesso volevo vedere quali... Eccolo qui, questo dovrebbe essere perfetto, quindi... In questo modo qui, raga, se riusciamo a farlo incastrare, perfetto. Abbiamo il connettore DINS. Ok, quindi il nostro ESC si collegherà a tutte le nostre batterie di tipologia NIM, quindi da 7,4, perché il motore è, diciamo, ha capacità per questo tipo di batteria, quindi non è un motore che può andare bene con batterie LiPo di altro tipo. Ipo, vabbè, ho fatto anche la rima, lasciamo perdere. Per cui io direi che possiamo proseguire. Un altro pezzetto fondamentalissimo, raga, che ci servirà, ce ne sono due in realtà, uno devo ricordarmi dove l'ho messo, è qua, ok. Uno è la ricevente, ok, e un altro è il servo. Ciao man, buongiorno, facendo vedere la parte elettronica che abbiamo dovuto prendere a parte, perché i kit Tamiya è difficile che abbiano la parte elettronica, se non in questo caso l'ESC, che è proprio questa parte qui, che è quella che, diciamo, gestisce il motore, chiamiamola così, ok? Gestisce motore, alimentazione, accensione, e si va a collegare a livello di ricevente, che è questa qui, in questo modo su un canale, in modo tale che poi riusciamo a, tra virgolette, gestire tramite l'utilizzo di un canale il motore, quindi l'avanti e indietro, ok? Sono partito alle 10:30, sì, perché oggi è festa, man. Oggi è festa, ci siamo svegliati alle 8:30, perché Sara pensava fosse le 9:30. E io ho detto, oddio, ho la live. E tipo sono saltato sul letto. Sì, amo, lo sto raccontando. E quindi mi sono svegliato presto, mi sono svegliato parecchio presto. E questa è la ricevente. Questa è la ricevente... ho scelto questa della FlySky perché ho un radiocomando che ne può gestire fino a 50. L'FSGT5, che è uno dei radiocomandi più economici, che però è multiricevente, quindi praticamente con un solo radiocomando, accendendolo e selezionando la macchina, posso gestire più RC, quindi tanta roba, no? Non ho mille radiocomandi in giro per casa, ne uso uno solo. E per tutto quello che riguarda Tamiya utilizzeremo questo tipo di radiocomandi e tanta roba, e va bene così. Allora, vediamo un po', vi ho fatto vedere quindi che il motore l'abbiamo montato, eccolo qui, lo vedete da qua. Gli ammortizzatori li abbiamo montati, sono caricati ad olio con l'olio fornito da Tamiya, quindi un olio ad alta viscosità, probabilmente lo andremo anche a cambiare. Ma probabilmente cambieremo anche gli ammortizzatori, perché in plastica li odio, raga, non si possono guardare, veramente. Però direi che è tutto perfettamente allineato, come vedete se lascio è tutto perfettamente tarato. Stiamo diventando discretamente bravi in fase di assemblaggio, quindi ho semplicemente ultimato quello che... Ho l'extravergine d'oliva, sai che conosco qualcuno che ci ha provato... a caricare gli ammortizzatori ad olio o ad olio d'oliva, proprio sarebbe una roba di quelle da provare anche in Italia, come si suol dire, no? Potremmo provare, facciamo un video interessante. Non so se c'hai degli oli, cose che provengono magari dall'estrazione di patatine di cui hai fatto il video, Zeppo, cose particolari, cose di questo tipo, non lo so, per carità. Cos'è successo? Che era particolarmente denso, però funzionava. Cioè, funzionava. Infatti sta cosa ha stupito abbastanza, mettiamola così. Allora, la parte di elettronica ce la teniamo per il fondo, ok? Perché voglio prima assemblare la macchina, tutta insieme. Olio che sa di no! Allora, qui in realtà lui mi suggerisce di assemblare il servomotore.
Quindi a questo punto io direi assembliamolo, che vi devo dire. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Speriamo vada bene, raga, perché ho preso uno di quelli proprio da Amazon, quelli che Edo definisce sempre le cinesate che durano da Natale a Santo Stefano, che tira anche 20 kg, quindi sarà, cioè, un servomotore, cioè, che potremmo fare come fa Kevin Talbot, no? Con le ruotine che si ballano, che saltano a destra e a manca. Speriamo, vediamo se non si brucia la prima accensione, perché è costato tipo 6 euro, quindi una cosa così, da provare, ecco, da provare. Volevo anche verificarla questa cosa qui, perché in tanti dicono, no, ma perché devi prendere prodotti di qualità e spendere un sacco di soldi, tanto ormai c'è di tutto, liberalizzazione del mercato, va bene, qui e là, però non lo so, ecco, se sono d'accordo, raga, ve lo dico. E vediamo un po'. Allora, cosa dobbiamo montare? Allora, dobbiamo montare i due ganci a livello di servo. Vediamo un po', prendo il foglio A. Foglio A, eccolo qui, quindi uno, tra l'altro, Zeppo, non so se ci sei ancora. Oh, ciao Rick! Fighi, io stavo giusto aspettando te, porca miseria. Come stai, Rick? Sai se producono ancora ricambi per Mantus Model? Mantua Model? No, non la conosco questo modello qui, Nikus. Che produttore è? Prova a dirmi. Sei tu che mi hai mandato nei direct la foto di una bellissima RC di qualche anno fa? Sei proprio tu? È lui o non è lui? No, mi sono spostato qua, Rick. Pensavo di avertelo detto. Pensavo di avertelo detto, stiamo seguendo a tempo pieno i radiocomandati adesso. Dov'è la pinza? Facendo anche delle live, facciamo anche delle live qui. E quindi per il momento, dato che come sai il mio tempo è sempre più risicato, per cui devo fare una sorta di scelta, no? E per il momento è ricaduta sui radiocomandati, quindi andremo a spingere parecchio con i radiocomandati, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Adesso ti rispondo, Nikus. Arrivo, eh. Che mi pare di aver sganciato un pezzo. Ah no, non l'ho sganciato. Ok, tutto rego. Era un produttore italiano degli anni 2000? Dai. No, allora, Mantua mi dice qualcosa. Mi dice assolutamente qualcosa. Ma il modello... No, il modello non me l'hai scritto, mi hai scritto soltanto il produttore. Non lo so, mi dice qualcosa. Non ne ho sentito parlare più di tanto, ma ci informiamo. Ci informiamo. Se c'è un produttore italiano che comunque è storico, magari può essere interessante. Proviamo a parlarne, anche a vedere se troviamo qualcosa. Grazie della dritta, anzi. Molto, molto, davvero molto interessante. Mi fa molto piacere avere queste info bellissime da voi, raga. Allora, facciamo così. Sì, perché, raga, allora, il mondo del modellismo è talmente tanto vasto che magari anche se uno come me, che è appassionato di autoradiocomandate, magari ci sono delle cose di cui non ho mai avuto occasione, no? Quindi confrontarsi, parlarne così, magari saltano fuori delle robe fighissime. Top, super top. Ma soprattutto per questo, raga, abbiamo il canale Telegram. E anzi, vi chiederei di fare una prova, dato che abbiamo impostato tutto anche qui su YouTube, ma non sono sicuro che funzioni correttamente. Fare un punto esclamativo Telegram in chat per vedere se il nostro caro bot ci dà il link. Se lo potete fare, facciamo una prova in questo modo, vediamo. Non funziona? Malissimo, mi fa molto piacere. Stream Elements, grazie, porca. Palo gol, ma ve lo do io, raga, ve lo do io, tranquilli. Ve lo incollo io in chat, facciamo prima, perché vedo che Stream Element non ci assiste neanche dipinto di blu. Ve lo incollo qui, raga. Questo è il Telegram ufficiale dei radiocomandati.
dove parliamo un po' sia di auto RC che del mondo Tamiya, dei campionati di Mini 4WD. Quindi vi invito assolutamente ad entrare. Stiamo iniziando a parlare anche di quello che è il mondo stampa 3D, Rick, che so che a te interessa, perché con l'anno nuovo dovrei riuscire a dotarmi di una stampante 3D. Speriamo di riuscire a imbroccare il tutto, vediamo. Perché mi piacerebbe aprire un filone sui pezzi di ricambio. No, l'ho già trovata, Rick. L'ho già trovata, o chi me la dà, sostanzialmente. La stampante 3D, Un Anycubic. Un Anycubic. Che stampa anche in ABS, tra l'altro, non solo PLA. Quindi non male, non male. Allora, andiamo avanti, perché qua sennò, fighi, facciamo notte. Iniziamo a dare un po' d'olio di gomito, che dite? Allora, uno. Io mi perdo i pezzi, eccolo. Eccolo qui. Allora, dobbiamo andare a mettere su il gancetti in questa disposizione qua. Vediamo se coincidono, perlomeno. Perfetto, coincidono. Ci fa veramente molto piacere. Il vero problema qual è, raga? Che il nostro servo è troppo alto, quindi lo lasciamo indietro e troveremo uno spessorino, un qualcosa che ci possa aiutare ad assemblare un... ad inserire un servo anche leggermente più alto. Ok? Grande Nick che ci posta la foto di questa bellissima... Ah, ma è una nitro! Vediamo, riesco anche a farvela vedere, guarda. Bellissima. Bellissima davvero. Molto molto bella. No, non l'avevo mai vista. Soprattutto perché noi in linea generale ancora non abbiamo preso il filone nitro. Ce lo stiamo tenendo proprio in coda di contenuti. Però sarà una cosa su cui approfondiremo, probabilmente con l'aiuto di qualche esperto. Raga, passiamo al blocco frontale, perché per il servo dobbiamo capire come fare da quel punto di vista lì, e lo approfondiremo. Pacchetto D per noi, iniziamo col pacchetto D di oggi. Dove sta? Eccolo, c'è l'albero motore anche, raga. Molto bene. Allora, questa macchina qui, secondo me, mi darà un sacco di soddisfazioni, raga. Allora, a parte che rispetto ad altri kit Tamiya che ho assemblato, è uno di quelli dove ho più trovato componentistica in metallo, ok? L'ultima che ho montato è stata una Neo Scorcher. Ovviamente il prezzo finale è anche assolutamente diverso, ma... plastica su plastica su plastica. In questo caso la Super Avante invece ha tantissime parti in metallo. Questo è veramente una cosa che apprezzo tanto in un kit che, una volta uscito dalla scatola e montato, a parte sembrare molto più figo, converrete con me, ma avrà anche una resistenza totalmente diversa. Abbiamo da montare il differenziale frontale, che tanto ci ha fatto impazzire l'ultima volta, ma troveremo il modo di montarlo. Allora, appoggio il resto dell'RC là e vediamo un po'. Abbiamo un bel pezzettone gigante che è l'L1. L'ho trovato proprio a occhio perché è gigante. Occhio che l'ABS, che hai bisogno della camera calda e di filtro dell'aria. Ma poi te la faccio vedere, Rick. Mi dici la tua. Si chiama Anycubic Cobra Go, se non ricordo male. E aveva un piano che era circa di 25 cm per 22, 25 in altezza anche, quindi discretamente grande, con varie tipologie che potevano essere applicate. Per quello, diciamo, ho detto mi interessa parecchio. Allora, qui abbiamo tutte le sferette che monteremo nel differenziale, le appoggiamo da parte. Anzi, facciamo che leviamo questa scatolina dalle scatole. Battutazze a go go. Bam 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 bam. Allora, ok, dai, si monta. Iniziamo col front. La cosiddetta scatola degli ingranaggi, il gearbox. Io non so voi, raga, ma nei giorni di festa, più si avvicina a Natale, più mi viene voglia di fare cose di modellismo. Ok, tutti gli anni. L'anno scorso ricordo che ho montato un Mazin Kaiser, un modellino di una delle varie versioni di Mazinga,
Bellissimo, ce l'ho qui sulla mensola. Adoro, davvero. Ok, allora vediamo un po'. Questi cilindretti dovrebbero essere questi. Potrebbero essere questi. Ah no, ce li abbiamo qui. Allora, vai, iniziamo. 1. Vediamo dove è finito l'altro. Eccolo qui. E 2. Allora, questi probabilmente andranno fissati con delle viti. Ah no, fanno da perno per lo sterzo. Ok, perfetto, questi faranno da perno per lo sterzo. Bisogna di mettere una camera calda quando stampi ABS, altrimenti ti si dilamina e deforma la stampa e perdi solo tempo. Ok, Rick, hai fatto benissimo, benissimo a dirmelo. Ti spiego qual è il mio dubbio. Il mio grossissimo dubbio è il fatto di dire la resistenza, ok? Ho un carissimo amico Antonio che saluto, che è passato a trovarmi poco tempo fa, che diciamo fa questo anche per lavoro, cioè stampa, è un ingegnere lui, progettista, e utilizza tantissimo le stampanti 3D per lavoro. Mi diceva che il PLA, che è sicuramente un materiale più economico e più facile da impiegare, probabilmente non è il materiale ideale da impiegare a livello di auto RC per le sollecitazioni che avrebbero. Per cui mi suggeriva di guardare anche altri, cioè delle RC che avessero varie tipologie di materiali. Tutto qua. Dove è finita quell'altra piccolina? Talmente piccola che neanche la vedo. Ma adesso la troviamo. Tanto dobbiamo aprirne ancora di pacchettini con le viti. Vediamo un po'. Volevo solo essere sicuro che ce ne fosse una qui. Allora, io di solito tendo a mettere tutto insieme. Una cosa sicuramente che prenderemo prossimamente sarà una di quelle belle ciotole magnetiche dove le viti rimangono lì. Sarebbe veramente, penso, la base che avremmo dovuto fare anni fa, ma come sempre tutto al contrario, no? Puoi usare PET G, che è quello delle bottiglie. Ah, il PET! Sì, mi ha suggerito anche quello. Ma stessa cosa dell'ABS. Camera calda, raffreddamento molto lento e stampa ad alte temperature. Sì, ho visto della gente anche produrlo tagliando a filamento le bottiglie dell'acqua. Penso a te. Sono idee, no? Eccola qui, l'altra vite. Le ciotole magnetiche le vendevano alla Lidl. Appunto, capito? Cioè, c'ho di tutto, mille milioni di auto RC assemblate, non ne ho mai usato un affare del genere. Tu lo sai che io faccio sempre le cose al contrario, no? Quindi va bene così. Va bene proprio così. Sì, ma lo sai che stampe più di 200 gradi centigradi e le volete da... Questo è un altro discorso parecchio, parecchio interessante, eh. Devo ammettere che potrebbe fare da deterrente anche sulla tipologia di materiale e quant'altro, effettivamente. Tu ma cosa stampavi in ABS, Rick? Dimmi un po', va. Allora, dobbiamo mettere... Li abbiamo inseriti MA21, ok, che sono i pallocchi. Pallocchi che ho visto poco fa. Ce li abbiamo ancora chiusi, ecco perché. Eccoci qui. Tra l'altro, Zeppo, non so se ci sei ancora. Io stampo in tutto, dal PLA, ABS, PETG, ABS più carbonio. Quello potrebbe fare il caso mio, bro. Potrebbe fare il caso mio. Allora, vediamo un po'. Qui sotto dobbiamo andare a inserire queste viti qua. Allora, lui dice di inserire anche un dust cover. Ok.
che vabbè, io ritengo veramente inutile in questo caso, però vabbè, tanto verifichiamo di utilizzare gli stessi spessori, perché altrimenti poi la macchina non è allineata. Perfetto. Il TPU è la gomma, ma sai che in alcuni punti dell'RC fa comodo utilizzarla, perché assorbe un minimo le vibrazioni. Cavolo, è la chiave esagonale. Chiave esagonale a croce, come dice il buon Mirken. Un Mirken che è già in ferie. Wow. Domenica abbiamo un'altra data di campionato, raga. Stavolta ho deciso anche di svasare i fori delle viti per fare in modo di non avere spessori laterali ed evitare di uscire di pista. Non so se te l'ho detto, Rick, che sto partecipando ai campionati di Mini 4WD a Bologna una volta al mese e mi sto divertendo un sacco. Ci sono io, c'è Mirko, l'ultima volta è venuto anche Ocro Pro, che voi conoscete. Non so se verrà anche questa domenica, devo ancora chiederglielo. Sì, ABS PLA arricchito con fibre di carbonio. Hai bisogno dell'ugello di ferro, altrimenti quello è di bronzo. Gli vuoi fare la fine? Stupido. Che sciocchino che sei. Sì, si rovina, diciamo. Si sbraga, ecco. Così dire, no? Ok. Direi che a livello di viti ci siamo. Abbiamo i ganci per i tiranti qui sotto, che adesso andremo a montare, anche se sapete che io odio assemblare i tiranti, questo è un altro discorso. Andiamo ad inserire i ganci per lo sterzo, fondamentale importanza, raga. Quindi abbiamo dei, la sigla di questi me lo dici, o C5, ok, vediamo un po'. Stamattina tra l'altro mi è arrivato un pacchetto dall'Olanda. All'Olanda. Ci volevo spacchettare, ma penso che faremo off, perché qualcosa più legato ai radio, a 7 Web e ai radiocomandati. Cavolo, è l'altro. Allora, uno è qua. L'altro. Non rispondo, lavoriamo insieme, non mi dici proprio. No, ma te, Rick, non sai mica cosa è successo negli ultimi giorni. Adesso ti racconto. Adesso che siamo tranquilli e siamo in ferie, oggi ti racconto. Perché ci sono stati un po' di problemi. Cioè, lavorativamente parlando. Monopolizzerò un po' la live con le mie paturnie lavorative, ma tanto non è neanche la prima volta, no? Eccolo qua. Eccolo qui, altro pezzo. Questo qui. Se riesco a farlo vedere, questo qui, questi qui, ce ne sono due e gestiremo le ruote sostanzialmente grazie a questi pezzi. No, praticamente è successo che c'è stato un over assegnazione di progetti, chiamiamola così, per cui mi ritrovo a fare da solo due progetti contemporaneamente di sviluppo e tipo non ho neanche il tempo per fare la pipì, ti dico solo questo, e ho chiesto aiuto, mi è stato detto no, non c'è nessuno, zio, e quindi sono un po' così, no? Cioè non riesco proprio a fare niente di niente. Bro, sei pazzo, eri in salotto, ti ho spostato in stanza live. Ah, davvero? Cacchio, grazie Matte, non me ne ero neanche accorto, pensavo di essermi spostato in realtà, sai, pensavo, vabbè. Se entrava qualcuno, oh, ciao, oh. Che danno. Tu hai no, due progetti di sviluppo. No, ne ho altri. Però sai, quando hai lo sviluppo non è che ti puoi staccare, eh? Cioè consegni e basta. Tu tra l'altro, ragazzo mio, sai che dovremmo partire anche con qualcos'altro, eh? A breve. Purtroppo per te, prima o poi, se ci danno il via. Anche lì io ho chiesto che ci fosse qualcuno che ti potesse aiutare, tipo Robby. Ma
Ma a quanto pare neanche Robby si può spostare. Quindi... Vai, tanto ho... 60k cosa queste... sì, lo so che anche te sei... Sei ipermurato. Periodaccio, eh? Cioè, io non so voi, raga, però ci sono dei periodi al lavoro dove magari... Riesci a lavorare tranquillo? No, mai. Cioè, proprio mai. Però di solito, almeno poi dipende anche dal tipo di lavoro che fai, no? Io comunque, anche Rick, che ci occupiamo di informatica, più ci si avvicina al Natale, alla fine dell'anno, più è un disastro. Cioè, più si convogliano le cose, è un macello. Veramente, non so come definirlo, se non così. Allora, mi sono dimenticato di inserire un cuscinetto, che è un MB7, che è questo, perfetto, quindi uno per parte, uno e due, ok, ce li abbiamo adesso. Lo sai che sto guardando in giro? Fai bene, Rick, fai bene, io te l'ho sempre detto, bisogna, perché, soprattutto perché magari non vai via, però fai capire alla tua azienda che non esistono solo loro, perché... C'è anche quel piccolo dettaglio. Io ti posso dire che uno dei miei colleghi, uno che tu conosci, che ha un lamentone allucinante, non è in sede con me, quindi probabilmente hai già capito chi è, voleva andare via e gli è stato detto ok, ciao. Così. Senza considerare che aveva tipo N.000 progetti, no? Purtroppo tutti questi cambi aziendali che stanno avvenendo... Non sono proprio positivissimi, mettiamola così. Allora, andava sopra e sotto il cuscinetto, cioè proprio smooth smooth. Esatto, bravo, ci hai preso la prima, vedi? Esattamente, Rick, vedo che l'hai imbroccata tipo instant. Sì, lui è fenomeno, lui è come se fosse lui l'amministratore delegato, Cioè, è un master lui davvero. Riesce a litigare con chiunque, monopolizzare tutte le riunioni, insomma, una persona molto particolare, mettiamo così. Lui non è un lamentone, cioè sì, cioè nel senso è una persona che piange tantissimo, in realtà ha una condizione sia lavorativa che di retribuzione che è tra le più alte, ok? Te lo dico, quindi boh, cioè. Poi magari approfondiremo in separata sede, non voglio monopolizzare la live con questi dettagli nostri. Ciao, io ho una Tamiya Avanti dell'88, grande Luca, a cui vorrei dare nuova vita, suggerimenti, grazie. Allora, prima cosa che ti direi, identifica la tipologia di motore, probabilmente potrebbe essere un 540, dovrebbero esserci delle sigle a livello di motore, quindi sicuramente ti direi, verifica... lo stato dell'elettronica per capire se funziona, quindi quella potrebbe essere la cosa che con poco riporti a nuova vita la macchina. Altra cosa fondamentale secondo me è motore Power Gold, funziona? Cioè è ancora marciante? Dimmi un po', raga, Tamiya dell'88, cioè porca miseria, l'Avant poi è... Noi qui stiamo assemblando la Super Avant, che è una variante, non quella... Allora, l'Avant è stata fatta dal dottor Taki, che è famosissimo, è uno dei designer della Tamiya. La Super Avant è un modello del 95, da cui è, ovviamente che si ispira all'Avant, con alcune variazioni di colore fatta da un designer esterno alla Tamiya, ok? Modello molto bello anche questo, siamo circa a metà, vi faccio vedere... Non so, Luca, se sei arrivato ora. Te la faccio vedere. Abbiamo montato nella live scorsa la parte posteriore. Come puoi vedere. Ammortizzatori, il motore. Questo è un Super Tuned, per esempio. 540. Costano veramente poco ormai questo tipo di elettronica. Quindi, soprattutto se cerchi di rimanere sul brush, brushed, quindi a spazzole, spendi veramente una cazzata. Occhio soprattutto all'altezza del servo, perché volevamo montare questo ma purtroppo è troppo alto, quindi il distanziamento che lo chassis mi impone sui perni del servo è molto più basso, quindi dovremmo prendere un servo probabilmente con un'altezza differente. Adesso
approfondirò i dettagli. Questo è il classico che trovi su Amazon a una cazzata, quindi ho detto prendo questo, mal che vada lo tengo da parte. Effettivamente farò così perché non possiamo montarlo sulla Super Avante, purtroppo. Secondo me la trovi, eh. Allora, un'altra cosa che si può fare, sicuramente, se vuoi portarla, cioè veramente, oltre a portarla a nuova vita, come dire, renderla di nuovo utilizzabile, il mio consiglio è guarda su eBay se trovi qualche produttore di pezzi in alluminio, ok? Perché ce ne sono tantissime, ci sono tantissime alternative, soprattutto per pezzi storici come il tuo, per aggiornarle, quindi renderle proprio utilizzabili. Addirittura mi sa che per il tuo ho visto che ci sono dei produttori che rifanno lo chassis in carbonio, quindi lì proprio la rendi quasi performante da gara, ecco, no? Innalzandola veramente a livello. Però uno chassis dell'Avant in carbonio mi sa che si aggira con alloggiamento del motore e quant'altro sui 200 euro, quindi valuta un po' tu in base a quello che trovi e non trovi, anche il budget. Io partirei dall'elettronica sicuramente, perché è la prima che si deteriora, i contatti, queste cose qui, sicuramente sostituirei quella. Poi magari inizierei a cambiare qualche pezzettino in alluminio, magari i ponti degli ammortizzatori, sostituirei l'ammortizzatore o l'olio al loro interno, insomma qualche cosina anche a step. Il bello di questo mondo è proprio che si può anche, come dire, fare per gradi, quindi una volta al mese ti prendi un pezzettino, lo sostituisci, vedi come va e quant'altro. Ecco, questo è il mio suggerimento per te, Luca, spero di esserti stato utile. Ok, allora possiamo iniziare a montare i perni per il servo. 1 e 2. Per la stampante cerca roba del genere. Beth and eBay, contenitore caldo per stampante 3D per riscaldamento e temperatura costante. Ok, Rick, me la vado poi a recuperare dalla chat. Se me la vuoi mandare su Telegram, me la guardo sicuramente. Molto, 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 molto interessante. Allora, ero anche interessato alle stampanti quelle, diciamo, che partono dal liquido e salgono, non mi viene il nome adesso, ma tu sei più esperto di me, perché so che il livello di precisione è più alto poi a livello di stampa. Non so a livello di superficie, perché so che lì si basa poi sulla risoluzione dell'LCD da cui poi dopo la stampante va a solidificare il materiale. Quello che secondo me è compromesso è la parte gomma e plastica. Il piano... Ah, è già in carbonio! Tanta roba, cacchio! Tanta roba. Allora, guarda, stavamo parlando di stampanti 3D. Ti posso dire che per quanto riguarda il mondo Tamiya, c'è qualsiasi cosa stampabile, veramente. Trovi di tutto per farti dei ricambi, quindi valuta tu. Non so quanto sei appassionato, se è un'operazione nostalgia, chiamiamola così, o se può essere un qualcosa che ti interessa. Tanto fatemi cercare questa vite, perché devo piazzare una vite un po' strana. Non è questa, forse sì. Vediamo un po'. Arrivo, raga, fatemi guardare una cosa, che voglio essere sicuro di aver montato la vite giusta. Vediamo un po' se ci va. Ah no, non può essere questa. Non può assolutamente essere questa. Dovrebbero essere quelle piccole. Una. Vediamo se è questa. Allora, questa è giusta. Questa mi sa che è troppo piccola. Sì. Adesso vi leggo tutti, raga. Eccoci qua. Abbiamo le due viti. Ma di che? Ma figurati, guarda, noi abbiamo un gruppo Telegram, tra l'altro, dove ci parliamo sia del mondo RC, ci scambiamo foto, consigli, pareri, su tutto quello che è modellismo dinamico. Ve lo rincollo in chat, raga, purtroppo non so perché il bot col punto esclamativo Telegram ha deciso di non funzionare, ma se ti interessa, Luca, puoi tranquillamente entrare e vedere un po', vedi un po' tu. Allora, questa vite qua non va minimamente bene, secondo me. Qua dice M8. Ah, ci vuole lo spessore.
Stavo assemblando senza lo spessore, raga. Eccoci qua. Vediamo se riusciamo. Ok. Allora, continua veramente ad essere alta, ma non so per quale motivo. C'è qualcosa che non mi torna qui in questo pezzo. Adesso cerchiamo di capirlo insieme. Io non so se per un qualche motivo ho inserito dei distanziatori che sono troppo alti. Assolutamente sì, abbiamo sbagliato i distanziatori, quindi li dobbiamo smontare. Ecco qui, ce ne siamo accorti in tempo, ci è andata parecchio bene. Ok, magari vediamo di non far volare via le viti. Vedi perché dicevo, Rick, che mi serve un piattino magnetico? Ah, Rick, poi ti dovevo anche dire un'altra cosa. Indovina qual è la coperta che utilizziamo di più per Samu. Indovina un po'. Prova a indovinare. Samu sarebbe mio figlio, ragazzi. Che ha 3 mesi, piccolino lui. Un vero patatino. Spero che un giorno si appassionerà a questo mondo. Lo spero vivamente, dato che abbiamo casa piena di queste cose. Quella dello zio Rick. Beh, ovviamente. Quella dello zio Rick, sempre e comunque. Allora, mettiamole qua. Devo capire se sono queste. Allora, lì ce n'è uno solo. Mannaggia pupazza. Quindi dobbiamo trovare questi cilindretti che mi servono per fissare i due bracci. Non mi sembra propriamente questi, raga, sinceramente, ve lo dico. Cioè, se io faccio così, e invece è questo, perfetto. Quindi uno ce l'abbiamo, ma me ne manca un altro. Questi sono... Eccolo qua, eccolo, l'ho trovato, raga, l'ho trovato. Trovato tutto perfettissimo. Ma assolutamente. Assolutamente. Vabbè, adesso sta dormendo. Ti mando un video, dai. E ringrazio ancora tua mamma per il non ottimo lavoro di più, perché è veramente uno spettacolo. La mamma di Rick ci ha fatto una copertina. Mi hai messo sulla TV, man, ma sei un grande, grazie. Che bello. Fa un po' strano, raga, sapermi sulle vostre TV. È veramente una cosa che mi... Comunque, man, sai stamattina cosa mi è arrivata? È arrivata una cosa interessante dall'Olanda. Non c'entra niente, con i radiocomandati. Una cosa elettronica... che aspettavo da un po'. Mi ero iscritto anche al beta program. Finalmente ci sono arrivato. È un hardware. No, ci dissociamo assolutamente. No, assolutamente. Guarda, Ricky, che qua le maglie sono più strette, eh. Fai il bravino, mi raccomando. Allora, adesso, raga, abbiamo veramente le distanze giuste. Mamma mia, come scorrono bene. Guarda che roba. Non se riesco, guarda. Perfetto. Tanta roba. Quindi adesso mettiamo questo con sopra le viti che ci servono per chiudere. MA8 sono queste qui. Vediamo. Sì. Ok. È andato. Comunque devo dire, raga, che mi sto trovando bene qui sul tubo, eh. Anche a fare le live. L'unica cosa che devo capire più che altro è Stream Elements, che non sta funzionando bene, perché vorrei che ci desse un po' più di assistenza in chat.
giusto quello. Ecco qui, guarda. Guarda qui che lavorino, guarda. Perfetto. Non c'è spessore. Tiene molto bene. Ok. L'altra vite ce l'avevo qui da qualche parte. Dove è andata a finire? Questo è la story of my life delle viti, raga. Cioè, proprio è un disastro. Ogni volta mi volano via. Se mi è caduta... Ah no, eccola. C'era arrivata là in fondo, non lo so. Però vabbè. Quel cacciavite fantastico. Ti piace, Rick? Il wow stick? Ma scusa, ma tu segui i radiocomandati? Eh? Non vi siete iscritti, raga? Non ti sei iscritto, Rick? Iscriviti subito. Sì, è veramente figo. Però ti devo dire che in alcuni casi non ha sufficientemente potenza. Cioè, va bene, però delle volte ci devo dare un giro a mano anche. Vedi? In questo caso qui... Ma come? Ma non solo Riccardo, raga. Chi è che non si è iscritto ancora ai radiocomandati? Dobbiamo anche testare le notifiche. Ho visto che Nikus oggi si è iscritto qui su YouTube e la notifica è funzionata, quindi per quello è andata. Quindi un Matteo Selvatico e mettete mi piace alla live. Grande Matte, assolutamente, assolutamente, raga. Tra l'altro, raga, adesso poi appena torniamo dall'anno 2022, quindi arriveremo nel 2023, inizieremo a parlare anche di moderazione delle live, nel momento in cui riusciremo a definire una schedula lì, una schedula stabile, allargheremo lo staff, ok? Quindi non ci saremo soltanto io e Mirken, ma probabilmente ci sarà qualcuno che collaborerà con noi da questo punto di vista, ok? Ah sì? Bravo Rick, bravissimo. Ma adesso? Iscritto? Sì, vabbè, iscritto. Le sub, raga, su YouTube ci sono dal momento in cui sei partner, non prima, eh? Quindi quello che potete fare è prendere la live e condividerla con tutti i vostri amici, quello sicuramente. E basta, fine. Non si può fare nient'altro. Cos'altro vi devo dire? Questo è quanto. Allora, vai coi tiranti, raga, che io ho ho il fastidio. Coi tiranti ho veramente il fastidio. Allora, questo è il pezzo giusto. Vediamo quale ci serve. Grazie alla scala 1-1. Perfetto. Abbiamo capito quali sono. 1 e 2. Che fastidio, raga. È una di quelle robe che proprio non si può fare, giuro. Cioè, perché, cioè, non so se l'ho riuscita a vedere, però è una vite con due filettature, no? Una da una parte e una dall'altra. Quando metti una, l'altra va dove dice lei. È una roba incredibile, oh. Cioè, giuro, veramente, fastidissimo. Allora, questa tipo in questa direzione non si avvita perché la filettatura è al contrario. Ok. Proviamo a vedere. Non riesco neanche a metterla, oh, ma... Allora, facciamo così. Pinza. L'abbiamo la pinza da qualche parte? No, e non ho voglia di alzarmi. Niente, faremo così. E che fastidio. Proprio fastidioso, non si può proprio. Buongiorno un po' per due. Ciao ragazzi, buondì, come state? Ma se vogliamo farvi montare una macchina voi, quanto vi dobbiamo pagare per il vostro servizio? È una cosa che offrite voi ai comandati. Ma allora Zeppo, per te sempre è tutto gratis. Non ti preoccupare, sempre tutto gratis. Arrivo raga, prendo la pinza, perché sennò divento matto. Datemi un secondo. La pinza, dove l'ho messa la pinza io?
La pinza, dov'è la pinza? Porca. Dov'è finita la pinza? La pinza. Buona la pinza. Mi piace la pinza, raga. Trovate. Eccola. Allora, facciamo così. E via. Dai. Così dovremmo farci. Come state, ragazzi? Buon 8 dicembre, Come la va? Timer su Instagram, così abbiamo messo il timer, l'ho visto, raga, siete dolcissimi patatoni, grazie, è arrivata quella cosa dall'Olanda che solo voi sapete che cos'è, tra l'altro, guarda, stamattina, giuro, è arrivata, solo un pad per due sa che cosa c'è dentro questa scatola, e se vi interessa, raga, seguiteci su Instagram, vedrete qualche foto. Allora, uno, stiamo montando i tiranti della parte frontale di una bellissima RC che si chiama Super Avant, modello del 1995, pensate un po', è datata, se vogliamo, il primo modello, questa è una riedizione che Tamiya ha fatto uscire quest'anno, molto figa perché include già una cifra di parti in metallo come queste stramaledetti tiranti che io odio, ma proprio... non li sopporto. È una cosa incredibile. Ok, ce l'abbiamo. Perfetto. Questo è praticamente la scatola di ingranaggi della parte frontale della nostra Super Avant, che per quanto riguarda la parte posteriore. Oh, si sono iscritti al canale e funziona l'alert. Grandissimi, un pad per due, raga. Andateli a seguire, veramente fanno dei content fighissimi, sono dei pro ormai, loro sono veramente stravanti, e Stream Elements si degna di spammare anche in chat, era anche ora, bro, benvenuto moderatore bot inutile completamente dalla A alla Z, ma va bene, dall'Olanda prima, no Zeppo, no, non è vero assolutamente, ta-da! bella. Ma prima deve diventare partner. Cosa? Non ho capito. Solo se fai l'abbonamento a Radio Comandati Premium. Sì. Prima bisogna diventare partner. Prima ci vuole il partner. Beh, raga, un pad per due credo siano partner. Fatelo loro il premio, raga. Supportiamo questi streamer. Neggia la miseria. Dai, forza, andate. Andiamo un po'. Ok. Praticamente questi cosi qui ve li faccio vedere. Si chiamano tiranti. Sono quelli che tengono in asse gli assali, quindi dentro avremo, qui sotto avremo gli ingranaggi, ci sarà il differenziale con anche il perno che porterà la trazione dall'albero motore, tra l'altro in alluminio blu bellissimo cacchio, alle nostre ruote frontali, perché la trazione di questa macchina, quindi il posizionamento del motore, è posteriore. Ok, eccoci qua. Come va Stream Elements su YouTube? Una chiavica. Per ora una chiavica. Cioè, i timer... non funzionano i timer. Non funzionano i comandi in chat. Quindi... cioè, io sono qua che praticamente spammo io... il canale Telegram, raga. Se volete entrare, siete assolutamente i benvenuti. Il canale Telegram ufficiale dei radiocomandati. Tocca farlo manella, perché se il punto esclamativo Telegram non va. Però perlomeno se ti iscrivi le notifiche partono. Già qualcosa, no? Non lo so, raga, non lo so. Mi devo un attimino informare, capire, perché probabilmente ho sbagliato qualcosa io. Adesso non voglio dire che Stream Elements è una chiavica, però... sì. Ecco, mind blow proprio. Tanta roba. No, vi stavo raccontando di domenica. Domenica abbiamo questa seconda gara di campionato a cui io e Mirken parteciperemo, di Mini 4WD, a Casalecchio di Reno, Bologna, sempre al circolo tennis a Casalecchio di Reno. Speriamo vada bene. L'ultima abbiamo portato a casa un po' di punti, ce l'abbiamo fatta, perlomeno a rimanere in pista, che non è una cosa scontata in questo tipo di disciplina, in questo tipo di... competizione di modellismo dinamico. Mamma mia, che paroloni. Dell'8 dicembre, domenica mattina, raga, veramente è una cosa incredibile. Molto ganza. Sì, raga, io ci sono capitato per caso, giuro, perché
diciamo la realtà con cui collaboriamo, che sta a Bologna, proprio a Casalecchio, che si chiama Edo Model, salutiamo il caro Edo, diciamo è un riferimento anche per le auto radiocomandate, ma è l'organizzatore di questi campionati e quindi ci ha invitato a dare un'occhiata. Quindi siamo andati una volta a dare un'occhiata, io e Mirken, e la volta dopo ci siamo presentati con due macchine. Proprio stato amore a prima vista, chiamiamolo così, un po' all'inglese, se vogliamo, no? E quindi così abbiamo preparato due macchine che vi farò anche vedere. E questa è la terza gara a cui partecipiamo. E cioè è divertente, raga. È proprio divertente. Io adoro fare queste cose manuali, come quelle che sto facendo adesso. E diciamo, Mini 4WD è tutto lì. Quindi prepararti, tarare le macchine, assemblare i pezzi, scegliere l'assetto, la tipologia di telaio, quindi è tutto molto preparatorio, molto rilassante, se vogliamo, no? Molto manuale. E così io la sera mi metto lì, mi faccio le mie prove. Uno l'abbiamo messo, Vittoria. Tanta roba. E quindi si fa questa cosina. Soprattutto perché il bello del mondo delle Mini 4WD è il costo. È veramente molto basso, raga. Sia per i ricambi che per quanto riguarda le macchine, i kit, diciamo, delle macchine. Perché, a meno che non andate su edizioni storiche o robe del genere così, si parla di 15 euro a kit, per cui è veramente abbordabilissimo. Ai campionati ci sono un sacco di persone, di famiglie, bambini, ragazzi della nostra età, persone più grandi, quindi... la partecipazione è molto eterogenea. È un momento in cui si sta in compagnia, ci siamo fatti un sacco di amici, veramente bello, 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 bello. Siamo molto contenti. Poi stiamo coinvolgendo un po' di altri streamer. Come dicevo prima, è venuto a trovarci anche Ocro il mese scorso, è venuto anche lui. E vediamo se parteciperà anche stavolta. Allora, io devo stare dentro una misura precisa con questi tiranti per fare in modo che ci sia completamente cannato, ma proprio che più cannato non si può. Fatemi vedere questo. Questo è giusto. Ho preso il tirante sbagliato, probabilmente. Quindi questo lo dobbiamo svitare anche adesso. Maledizione. Questa è la cosa più difficile che ci sia. Ovviamente in base a dove vanno posizionati poi c'è il loro utilizzo. No, invece raga, per i miei amici streamer, creator, youtuber e via dicendo, ho approfondito anche un po' il discorso YouTube partendo da una live. Se tu lasci il video pubblicato nel giro di 24-48 ore viene comunque convertito in un contenuto normale che rientra in tutto il resto, perché inizialmente poi non lo vedreste neanche come contenuto pubblicato, ma come dal vivo, quindi in un'altra sezione proprio del tubo. Ed è una cosa molto positiva, soprattutto perché per chi come noi deve raggiungere le ore di visualizzazione. Soprattutto quello è veramente molto molto interessante per noi che siamo ancora patatini piccolini. Sapete che il nostro progetto è partito i primi di agosto e dei radiocomandati partito il primo di agosto, e per cui c'è da sbrigarsi qua, c'è da sbrigarsi per crescere. Oggi c'ho questo finto americano un po' nel così dal da dire un po', mi ricorda sempre molto Olmo di Mai Dire, ve lo ricordate? Fantastico, caro Fabio De Luigi ci ha regalato dei momenti fantastici. Tra l'altro, prossimo kit che mi piacerebbe assemblare, raga, questa ve la dico, perché cioè, allora, se voi cercate Tamiya Lunchbox troverete un piccolissimo furgoncino tipo quello dell'A-Team con le ruote da Monster Truck, quindi giganti, che è stato tra l'altro portato in giro tra i paddock niente po' di meno che da Lewis Hamilton ultimamente. Cioè, penso che ci sia stata una sorta di partnership con la Tamiya, non so in quale tappa del Gran Premio, però ecco, l'abbiamo visto uscire da uno degli store ufficiali di Tamiya
con questo bel lunchbox, che è una delle più iconiche probabilmente kit di Tamiya, e giocarsela bella bella facendo fare dei backflip in giro per i paddock della Formula 1. Quindi è una vera figata. Mi piacerebbe assemblarlo, perché è un kit molto molto carino, particolare, perché i Monster Truck non hanno un assetto buggy come quello che diciamo avete visto ultimamente, no? Quindi come la Super Avant, come la Neo Scorcher, come la TLR della Team Losi Racing, che è la buggy da gara che abbiamo assemblato tra i primi progetti qui sul canale. Per cui è una cosina un pochino più particolare. Sarei molto più curioso di vedere come assemblare una cosa di quel tipo lì. Cosa molto interessante poi è uno di quei kit dove c'è un sacco di aftermarket, tant'è che addirittura ho visto degli chassis in carbonio già pronti per la lunchbox, scala 1.12, quindi leggermente più piccola delle solite a cui vi ho abituati. È molto molto interessante. Si trova tantissimo, quindi probabilmente come progetto futuro vediamo, stiamo provando anche a coinvolgere diciamo delle realtà che possano supportarci anche in questo tipo di contenuto. Vediamo, è tutto un po' in divenire, ecco. Ci siamo quasi, abbiamo quasi montato anche il tirante giusto ora. Mi sto letteralmente scassando le mani per farlo, quindi... Ecco qui. Ovviamente la direzione deve sempre essere un nord-sud, quindi uno da un lato e uno dall'altro, perché vedete, io lo attaccherò così e nella parte sottostante ci sarà l'altro perno. Ok, quindi io direi che la scatola della, diciamo, degli ingranaggi della parte frontale l'abbiamo ultimata, quindi la mettiamo da parte un attimino e adesso facciamo la parte più complicata di tutte, raga, ovvero gli ingranaggi. Sostanzialmente quelli sono e quelli ci facciamo, quindi foglio A, vediamo se lo troviamo, ce l'avevamo qui, ma tanta roba, quindi A27. E comunque, cari amici di Un Pad per Due, mi sono anche informato su Proton, molto molto interessante, e soprattutto ho visto delle prove con Lego Star Wars, fighissimo, e anche con God of War, cioè God of War giocato praticamente come la Play 4, stessa grafica, risoluzione ovviamente 1200x800, però tanta tanta tantissimissima roba. Allora, vediamo un po'. Abbiamo questo che ci serve. Poi abbiamo l'MA13, che è un cuscinetto di queste dimensioni qui. Perfetto. Poi abbiamo il piolino in florina col materiale lì, che non mi ricordo mai se si chiama florina o se si chiama genoveffa. Poi abbiamo questo, che è uno dei bicchierini su cui ruoteranno poi... Vabbè, queste fotine qua, vabbè, che partono. Vediamo un po', spostiamolo qui. Ok, fine. Quindi abbiamo questo. Uno. Ma la molla... Mi fa un po' strano mettere una molla qui dentro, però, in realtà. Questa cosa è un po' strana. Un po', controlliamo. Vabbè, insomma. Allora, mettiamo un fermino. Ce li abbiamo qua. Dovremmo averne anche altri, in teoria. Sono scuri quanto il mio tavolo, ma va bene. Sì, è fighissimo. Si conta sulla punta delle dita la roba che non puoi far andare. Perfetto, raga. No, ci vuole, è per mantenere la tensione giusta. Ma in che senso, Rick? Nei bicchierini non credo, bro. Nei bicchierini, di solito qui dentro ci si fa girare gli assali, quindi la vedo dura, che... Oh, vabbè.
Comunque, seguiamo le istruzioni, che non voglio fare danni. È difficile che sbaglino i signori Tamiya, quindi seguiamo loro. Ok. C'è da dire che a volte questi kit hanno delle variazioni rispetto allo standard. Ok. Ce ne vogliono addirittura tre. Ma perché? Uno. Farne uno di spessore triplo? No, pareva brutto. Due. Ma il terzo dov'è? Dove sta? Dove stai, amico mio? Ah, qua. Eccoli. Raga, voi l'albero l'avete già fatto? Noi penso che lo faremo oggi pomeriggio, Quest'anno faremo il primo albero di Samu, il mio bimbo. No, dovevo metterlo dopo il gancio. Maledizione, raga. Vabbè, vediamo di toglierlo. Questo è un problema. Ho messo il fermo prima di far passare il blocco per l'ingranaggio. Ok, siamo riusciti a toglierlo. Quindi facciamo così. Si inserisce questo qui. Poi si inserisce questo qui. Ok. E poi facciamo così. In modo tale che rimanga incastrato. E poi rimettiamo. Il gancetto. Adesso poi ve lo faccio vedere. Assolutamente no. In che senso, Rick? Cosa è successo? Oh, ciao zia! Deve fare l'equilibratura, per caso? C'è ancora un po' di schifo? Ah, va bene così? Ah, vedi zia che salti fuori come editor, porca miseria, sul canale. Abbiamo avuto la riprova, finalmente, dall'icona della chat. Allora, sto facendo, come vi dicevo, una delle parti più complicate, quindi magari si vede un po' da schifo, ma adesso la completiamo e poi ve la spiego. L'abbiamo fatta? Sì, direi di sì. Direi proprio di sì, perfetto. Allora, praticamente, vediamo se si vede ora, dai zio, inquadra, ok, perfetto. Allora, questo qui è uno dei pezzi del differenziale, ok? Questo qui, in pratica, permetterà alle ruote, a una delle due ruote, perché sarà, qui ci sarà una ruota, di ruotare con una velocità differente rispetto alle altre tre ruote addirittura, ok? Quello che si chiama proprio differenziale permette una differente velocità delle ruote in funzione anche dell'angolo di sterzata, ok? Questo è come funzionano proprio in linea generale le macchine e il differenziale. Permette proprio questo. Quindi andarlo ad assemblare fa capire tante cose anche di come funzionano le nostre macchine vere. Questo pomeriggio, anche io, raga. Anche io questo pomeriggio. Sperando che non mi imballo con quello che è arrivato stamattina, più che altro. Secondo me da fare ce ne sarà lì, E la miseria. Sti dischettini. Devo metterne tre. A casa mia non ci sono alberi di Natale. Ah no, Rick, come mai? Metti una palma? Ok, poi dobbiamo mettere cuscinetto. Non è questo. Ok, eccolo.
provato. Perfetto. Io non capisco perché devo mettere questa molla qui, però vabbè, mettiamocela. Dove sta, tra l'altro? Dov'è finita? Questa no, perché è quella del blocco interno del differenziale. Questa è quella, abbiamo detto, che ci serve per il resto. Eccola, ce l'avevo qua, raga. Allora, dobbiamo mettere che cosa? Vediamo un po'. Questo boccettino qui fa riferimento a... Vediamo un po'. Ce l'hanno detto all'inizio, probabilmente. C'è una sorta di leggenda delle varie concine, delle varie cose che servono. Perché sono il Grinch, non lo sapevi? Beh sì, in realtà che tu fossi il Grinch, lo sapevo. Ed è per questo che sei su questo canale, perché hai visto il colore verde, probabilmente, no? Vero o no? Allora, dobbiamo leggermente ingrassare la molla, che è una cosa un po' strana. Vabbè. Ok. E la andiamo ad inserire al suo interno. Ok, quindi... montato. Andiamo avanti. Boss, che modello stai montando? Allora, ne stavamo parlando prima. Oggi stiamo facendo la seconda parte della Tamiya Super Avant. Un modello del 95, molto molto interessante. Un kit che non è completamente in plastica, quindi un qualcosa di molto figo, veramente molto molto figo. Parte posteriore completamente montata rispetto all'ultima volta. Abbiamo inserito anche il motore, che vedete qui sotto, un super tuned, quindi discretamente performante. E montiamo la parte frontale per ora. Abbiamo montato la scatola degli ingranaggi, eccola qui, e ora stiamo montando gli ingranaggi. Sì, sì, veramente molto molto bella. È una buggy, è una tipologia buggy, chiamiamola così. Allora, se vi ricordate dell'altra volta, ho detto tante brutte parole per fare questa fase del montaggio, perché è veramente noiosa, ok? Questa parte qui è veramente noiosa. Allora, dove sta l'altro bicchierino adesso? Mi servi adesso, bicchierino, dove sei? Ah, qua, ok, perfetto. Ce l'avevo davanti al naso, raga. Ok, parte piatta sotto. Prendiamo i dischi. Raga, mi raccomando, io vi chiedo questa cosa: quando siamo in live, spingete coi mippi, coi mi piace, perché permettono di aumentare la visibilità della live a livello di YouTube, ok? Quindi se vi piace quello che state guardando, raga, schissate, ok? Ok, allora, vediamo un po'. Dobbiamo utilizzare l'altro boccettino, che è questo. Bald if grease, non so come si chiama questo. E diamo una pulitina qua sopra, così, fa in modo che rimanga tutto al suo posto. Ok, perfetto. Poi andiamo ad inserire i vari cuscinetti del caso. Nel caso, così sono bellissimi. Uno. Poi abbiamo MB8, che dovrebbe essere tipo... Madonna, quanto sono piccoli questi dischetti, raga, non avete un'idea. È lui o non è lui? Sì, è lui. Ok, poi finalmente andiamo a montare la ghiera
con la fase che forse vi ricorderete essere la più grande rottura di palle che abbia mai fatto in una live, ok? Perché praticamente in ognuno di questi foretti, ve li faccio vedere, vedete? Appoggiandoci sotto il bicchierino, devo andare a posizionare una sferetta di metallo e fare in modo che non si muova. Cioè, una cosa... Bello assemblare l'RC, Allora, facciamo così prima. Esce o non esce? Vai, su. Allora, lo sto sporcando così queste benedette sferette dovrebbero rimanere al posto loro, no? Una volta posizionate. Si spera, perché poi vai te a vedere. Allora, MB11, quelle più grandi. Vediamo di non sbagliarci. Queste qui. Vediamo se riesco a farvele vedere. Dobbiamo andare a inserire queste, raga. C'è una roba da chiodi. Veramente, c'è proprio follia. Poi, bene bene bene, a cosa servano? Non è che l'ho proprio capita, il fatto che ci siano queste sferette. Magari Rick ci può dare qualche dritta. Ecco, guarda, già le perdiamo tutte. Voglio il piattino magnetico. Giuro, uno dei prossimi acquisti, raga. Sicuro. Allora. Facciamo così e con qualcosa li spostiamo. No, è magnetico, non posso usare questo. Pessimo, 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 pessimo. Allora, usiamo uno di questi tiranti che tanto... si ingrassa male non fa, eh. Ecco, preciso. Qua è veramente, cioè, i lavori tipo altro che colla vinilica a Giovanni Mucciaccia, eh. Due. L'altra volta ho fatto lo splendido, ce le ho buttate tutte dentro, ho detto "ma sì, vedrete che si incastrano tutte alla perfezione, tipo roulette, no? Girando via, sì, buonanotte". Non è servito a niente. Così, con mettendoci un po' di grease, sembra che rimangano dove devono stare. Quasi messe tutte, eh. Il vero problema poi, dopo, è che dovremo andare ad inserire una vite che chiuderà il tutto, e all'interno di quella vite lì ci dovranno essere delle sferette ancora più piccole, cioè una cosa veramente da chiodi. Però queste le abbiamo messe tutte, eh. Questa è l'ultima. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Guarda che si vedono anche tutte per benino belle belle loro. Ce l'abbiamo. Poi adesso dobbiamo mettere un altro cuscinetto, un MB7, che è sempre lui. Ok, andiamo ad inserirlo. Era meglio se lo mettevo prima. Ok, perfetto, ci siamo. Poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere l'altro piattino e metterlo qua. Quindi, come prima, questo praticamente è la parte, il perno tra le due ruote,
che farà in modo che tutto giri bene. Quindi se qui c'è dell'attrito, si fanno dei danni, raga, di sicuro la vostra macchina non andrà forte, eh? Ok, perfetto. Questo qui può andare a chiudere, ecco qui. E adesso, prima di proseguire, dobbiamo preparare la vite. Vite che è una sacrosanta rottura di palle. Perché? Allora, dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? Fammi vedere. Dove l'ho messo? Ce n'è una, no, questo no. Che fine ha fatto? È andata, era... Cioè, ho tipo i folletti di Natale in casa, raga. Non è possibile. Era tutto qua? Dov'è andata? Siamo tipo Where is Wally qua, eh? Incredibile, raga. Iniziamo a togliere un po' di cose, magari salterà fuori. Incredibile, raga, incredibile. Non trovo quel sacchettino lì. Che fine ha fatto? Possibile, dai. Vabbè, adesso lo troviamo, eh. Allora, qui non può essere, vediamo un po'. Qui non può essere. Qui abbiamo le sferette che ci servono adesso, tra l'altro. Dove cavolo l'ho messo? Cioè, ma guarda che è incredibile, eh? Qua non c'è dentro nemmeno. Vediamo le scatole, dai. No, questo è l'ultimo sacchetto con i perni per le gomme e non è qua. Ce l'avevo proprio letteralmente qua. L'ho appoggiato da qualche parte e non mi sono accorto dove. Questo no. Questo no. Questo no. Oh, cavolo, è finito. Ciò ha dell'incredibile. Ci sono i folletti qua. Aspetta, eh. Magari è cascato. È un bel problema adesso. Incredibile, raga, questa cosa non mi era mai successa. Cioè, veramente era qua, giuro. Ah, no. Aspetta. L'avevo già aperta. Sono scemo come al solito. Allora, vite, trovata. Molla, trovata. Il perno che chiude. Dovrebbe essere tipo simile a questo.
ho il vizio di aprire tutte le buste subito? È un danno, raga. Allora. Ma ce la faremo? Allora, intanto facciamo così. Allora, abbiamo la vite che deve andare con questi piattini qua. Non ricordo male, sono questi. Sì. Allora, tra una e l'altra, ve le faccio vedere anche. Tra un piattino di metallo e l'altro ci devono andare le sferette attorno. Cioè, una roba micidiale. Queste. Poi sopra ci avremmo messo la molla. E sopra la molla il perno. Perno che non riesco a trovare. Male. Due. Voilà, che incredibile, eh? Seven per di tutto. Allora. Non è questo. Ma magari... No, lo devo staccare. Vabbè, raga, cioè, ma di che caspita stiamo parlando? Stiamo proprio fusi. Stiamo proprio... letteralmente si vede che oggi è festa, raga, cioè proprio oggi è... eccolo qua, trovato, cioè proprio sto rintronato al massimo. Allora, via, dobbiamo fare questa cosa qui delle sferette adesso. Mamma mia, raga, cioè non potete capire la fatica di fare sta cosa. Io sporco il piattino come ho fatto prima. Che le ha tenute lì, quindi sono riuscito a posizionarle per bene. Vediamo se si vede. Ci ho messo un po' di grasso sopra in modo tale che quando metterò giù le sferettine rimangano ferme. Perché non sembra, ma sono tante più che altro, eh. E vabbè. Siamo questi che sono a posto. Eccole qui. Ok. Una. Cioè non riesco neanche a sollevarle. Due. Tre. 4. Il problema è che qua lo spazio finisce, cioè devo farcele proprio stare. Uff, meno male che non abbiamo ancora i sound alert come su Twitch qua, perché sennò veramente mi saltava tutto per aria. Boom, raga, ce l'abbiamo fatta. Non chiedetemi come, ma stavolta ci sono riuscito in tempi ragionevoli. Vediamo se si riesce. Guarda un po'. Stavolta ci siamo riusciti, non vi ho fatto aspettare due ore. Ecco qui. Quindi adesso questa vite qua, praticamente, da sotto, dalla parte... Oddio, perché si muove? Dalla parte posteriore, dalla parte sottostante, infiliamo questa molla qui
e questo gancio che serve come filettatura della vite. Non ti aprire, ci vuole l'altra punta, mannaggia, è un casino qua, bisogna fare veramente corsa. Allora, quella piatta, dov'è quella piatta? La punta piatta, eccola qui. Casino, raga. Allora, devo trovare il modo di bloccare di qua in qualche modo, tipo così. Ok. Non ti smontare. No, ok. Scelta sbagliata. Cavolo, facciamo. Facciamoci venire qualche idea per tenerlo fermo. Attaccato, questo è un problema gigante. Porca miseria, è uscita una sferetta. Sapevo io, questo è un casino adesso. Facciamo così. La reinseriamo, probabilmente non era inserita per bene. Devo vedere. Ok, questa qui. Piatta. No, porca boia. È un casino, raga. Sì. È un casino. L'altra volta veramente è stato per la parte posteriore. È stato easy. Ma anche di più, anche di più, zia. Allora, se io faccio così e lo tengo chiuso, vuoi avvitare? Questa io non scherzavo quando dicevo che era la parte più complicata, raga. Questa è veramente la parte... Si è avvitato! No! No, non si è avvitato manco per il cacchio. Allora, c'è qualcosa che fa spessore.
qualcosa che fa spessore. Sto facendo in un modo, raga, provo a farvelo vedere, ma è un casino. Cioè, adesso veramente... è uscito tutto. Allora, facciamo così. Piccolo trucchetto. La molla si pinza. Così si stringe leggermente. No. Non so se sarebbero sufficienti, eh. Oh, vabbè, ma non è possibile. Cioè, mi è cascata anche la vita adesso. Santa pazienza. Un vero casino. Veramente una roba ignobile. Vedi? Sapevo io qual era il problema. Le sferette che fanno spessore. Si spostano purtroppo. Fai un lavoro fatto bene. Ok. Speriamo, raga. Penso sia la roba più complicata da ponci ponci po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 p
No, non ci arriva proprio. Questa cosa è incredibile. Andiamo lì. Vedi? Mannaggia la miseria. Adesso lo facciamo al contrario. Qual è la cosa manuale più complicata che avete fatto in vita vostra? Niente battute, Zeppo. Ok, proviamo così, eh. Cioè, questa per me, raga, cioè, va proprio di diritto tra le cose più noia mondiale da sistemare. Perché rimane. Ho messo un cuscinetto di troppo, forse? No, è giusto invece. O è sbagliato questo cuscinetto qui? Bah, non lo so, eh. Questo secondo me. Una di quelle robe ricche che guarda, te lo dico. Avevo sbagliato cuscinetto, raga. Avevo letteralmente sbagliato cuscinetto, per quello non si chiudeva. Oh, adesso si chiude. Mannaggia pupazza. Fammi
fammi vedere, qua è rimasto tutto così come doveva stare. Ok, teoria, molla, gancio. C'era un motivo, avevo messo una un cuscinetto che internamente era più spesso e quindi non faceva passare il perno. Oh, funziona, ce l'abbiamo fatta. Se vai, porca miseria, mi stavo distruggendo. Ok, difficile da accoppiarsi penso che... ma come? Bella Rick, mi è piaciuta, stata molto 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 divertente. Ora sappiamo cosa regalare per Natale al boss, un raccoglitore, i piattini metallici, quelli magnetici fondamentali, quelli. Allora, ragazzi, sono le 12.10, giusto in coda, così volevo parlare un po' del fatto che domenica c'è l'altra gara di campionato, come sempre vi invito tutti a passare, siamo a Casalecchio di Reno, gara aperta a tutti, ci sono un sacco di categorie, grandi, piccini, esperti, neofiti, quindi chi vuole vi aspettiamo assolutamente. Che dire, raga, siete stati come sempre super, tutti super, dalla alla Z, grandissimo supporto per questo nuovo progetto, sono contentissimo di avervi qui con noi, scusate per questo piccolo impasse finale nel chiudere questo cavolo di differenziale maledetto, andrò un po' avanti off, ma faremo un po' di reel, un po' di foto, un po' di video, su Instagram, quindi se non ci seguite ancora su Instagram, i radiocomandati, andateci a lasciare un fantastico follow. Grazie mille a tutti gli iscritti di oggi, quindi Fantus70, Nikus R, Dario Mazza e un pad per due. Grazie mille a tutti, raga, vi si vuole un mondo di bene e la prossima live vi faccio sapere come sempre a mezzo Instagram quando sarà. Grazie ancora, ragazze, e addio piacendo, alla prossima, ciao.